tra la determinazione necessaria, ma non soltanto la determinazione, è la giovane età, come si dice. Oltre alla giovane età, della giovane età c'è molto altro che noi dobbiamo sostenere. Io l'ho conosciuto in questi anni in Consiglio regionale, ho conosciuto la sua capacità e la determinazione di difendere le idee nelle quali crede, le battaglie comuni che abbiamo condotto e che conduciamo in Consiglio regionale hanno, come dire, accresciuto e sostanziano una bella faccia giovane, la sostanziano per bene, che non guasta. E che può effettivamente rappresentare per Cagliari la svolta. E la nostra battaglia è una battaglia dura in Consiglio regionale, sarà una battaglia dura anche durante questa campagna elettorale. E serve tutto il nostro impegno per questo, perché abbiamo a che fare con i numeri in Consiglio, pur mettendocela tutta, è evidente che molte delle cose che noi sosteniamo in Consiglio regionale hanno poche possibilità di passare, perché i numeri evidentemente sono dalla parte della maggioranza, e abbiamo a che fare con i numeri anche nelle campagne elettorali. Quindi è importantissimo l'impegno di ciascuno di noi, quello di che sarà capace di portare alle urne amici, parenti, conosciuti, sconosciuti, vicini di casa, quelli che incontriamo mentre facciamo la spesa piuttosto che una passeggiata. È molto importante che noi andiamo in giro a sollecitare la partecipazione di tutti a questa campagna elettorale, soprattutto al voto il 15 e il 16 di maggio per il Partito Democratico e per Massimo Zedda. La politica si fa essendoci, essendo presente, prendendo ciascuno di noi gli spazi della partecipazione, che è certamente un dovere, ma è anche un piacere. Si fa spendendosi in prima persona per difendere un progetto e per scegliere finalmente. Noi siamo chiamati a scegliere il 15 e il 16 di maggio e a scegliere se lasciare che questa città continui nella sua deriva guidata dal centrodestra in questi anni, oppure vogliamo determinare la svolta. Vogliamo che Cagliari esca dalle logiche delle clientele, esca dall'asservimento al palazzinaro di turno, che esca dall'ambiguità. Dall'ambiguità, spesso dalle cose non dette, anche dalle bugie. E sappiamo che Cagliari può essere una città ancora più meravigliosa di quella che soprattutto per come ce l'ha consegnata a Madre Natura, con le sue ricchezze ambientali, con le sue ricchezze naturali. E può essere organizzata meglio. Il programma del centro-sinistra, sostenuto e sostanziato anche dalle proposte del Partito Democratico, sceglie quella strada, la strada di ritrovare gli spazi di questa città, di valorizzare i suoi colori, l'aria, la natura. Questa è la strada importante per Cagliari, un ambiente che deve essere rispettato e valorizzato, che deve essere sottratto alle grinfie di chi lo vuole invece sottoporre ad uno sfruttamento finalizzato esclusivamente all'arricchimento dei pochi che noi conosciamo. Quindi una città da vivere, è ciò in cui vogliamo trasformare Cagliari. E per fare questo ci vuole certamente il Partito Democratico. Noi abbiamo bisogno fortemente, il centro-sinistra ha fortemente bisogno del Partito Democratico. Guai a quei partiti del centro-sinistra che pensano che un Partito Democratico debole può fare la fortuna di alcuni, perché questo significa che il centro-sinistra non potrà fare un passo in avanti. Il centro-sinistra ha bisogno del Partito Democratico, Massimo Zedda per vincere ha bisogno del Partito Democratico, e se vincerà il Partito Democratico in queste elezioni, vincerà il centro-sinistra. E il Partito Democratico che serve orgoglioso, serve che vada a testa alta a chiedere il voto per la lista, per ciascuno dei candidati, e sono tanti e sono tutti validi, ed è una lista che può concorrere per far vincere questa città, fatta di donne, 13 donne tutte all'inizio della lista, tutte messe all'inizio della lista per segnare anche una volontà
una volontà di includere, di valorizzare quelle che sono le ricchezze non soltanto al maschile del Partito Democratico, ma anche al femminile. E noi possiamo andare a testa alta, dobbiamo convincerci che possiamo andare a testa alta con i nostri valori, con la nostra capacità di lavorare per l'interesse generale, per quello che abbiamo già dimostrato anche nella scorsa legislatura al governo della regione. E serve essere orgogliosi quando lo facciamo. Ma serve un orgoglio tutto particolare quando andiamo a chiedere il voto, non l'orgoglio ex DS, non l'orgoglio ex Margherita, non ex Progetto Sardegna, l'orgoglio finalmente PD, solo ed esclusivamente PD, un PD certo plurale, un PD certo plurale, ma unito. Unito attorno ai valori, agli obiettivi, alla voglia di intraprendere il bene comune, un partito come quello a cui stiamo cercando di dare in questi giorni, in queste settimane, una svolta, facendo ciascuno, anche rispetto a quelle che sono state le posizioni congressuali, un passo indietro, personale, di aree, di sensibilità. E questo perché tutto il partito unito faccia 200 passi in avanti e aiuti la città di Cagliari a vincere. Aiuti Massimo Zedda a vincere e a cambiare il passo. Cagliari che vince, il centro-sinistra che vince, Massimo Zedda che vince è il primo tassello che noi potremo mettere per la vittoria prossima, speriamo anticipata, alle regionali in questa regione e dare un contributo così anche al partito nazionale per una ripresa complessiva di questa nostra società. Io la faccio breve, la finisco qui e do la parola a Iuri Marcialis, il segretario cittadino di Cagliari, che in queste settimane ha fatto un lavoro faticosissimo per costruire la lista del Partito Democratico, a proporla alla città. Una lista che è costata fatica, ma al lavoro finito evidentemente è valsa tutta la pena di questa fatica. Lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto e adesso do la parola. Grazie.